i 6 gol sono venuti da prestazioni di squadre molto molto buone. Ci stiamo riprendendo dopo alcuni passi falsi fatti ad esempio col Modignano, anche se è un ottimo risultato in quel campo difficile. E i gol sono naturali, vengono dopo allenamenti tosti. Mi alleno al 100% come tutta la squadra. Io sono un centrocampista che gli piace molto buttarsi in profondità. Poi quando mi ci trovo poi con dei giocatori come Antonelli e De Gido che mi fanno certi passaggi, trovarsi là davanti è facile insaccarla dentro. Noi pensiamo a fare il nostro cammino, preferiamo più a vincere noi partita dopo partita e lottare in campo, e poi il risultato della Turris viene in secondo. Cioè, pensiamo a fare il nostro cammino, dobbiamo vincere il campionato a tutti i costi, poi quello che fa la Turris meglio per loro, ben venga. A inizio campionato non stavamo tutti quanti sullo stesso punto, ci stava chi stava un po' acciaccato, chi stava meglio. Dobbiamo riprendere la forma, ma in campo si vede molto meglio che scendiamo con un ritmo diverso, con una grinta diversa e affrontiamo le partite in maniera diversa. Abbiamo spesso parlato dei punti di svolta finora di questo campionato, può essere stata la gara di andata col Tuttenne, la sconfitta contro il Fontanelle. Te ne vengono in mente altri per caso? Pure la vittoria con la Turris. Vittoria con la Turris dopo una sconfitta contro il Fontanelle ci serviva per riscattarci, diciamo. Poi da lì, oltre al Mutignano, abbiamo dominato in ogni campo. Considerato che la Vastese invece non sta vivendo un momento facile di classifica, qualche rammarico ce l'avrà secondo te? Ma io non lo so perché in questo momento non li sento, sinceramente. Però spero che possano risalire al più presto e vi auguro un buon campionato.